Siamo qui per presentare la nuova organizzazione della macchina della protezione civile in questo territorio. Oggi si presentano i contesti territoriali, abbiamo ottimizzato l'organizzazione delle prefetture, dei territori. Ovviamente noi stiamo lavorando, oltre che per ottimizzare la gestione delle emergenze, anche per prevenirle. E se vi ricordate, l'anno scorso ho parlato di questo sistema di allertamento nazionale della popolazione che è in realtà entrerà in funzione a partire dall'anno prossimo. Quindi noi da un lato ci organizziamo per gestire gli eventi emergenziali e calamitosi sul territorio, dall'altro per prevenirli con un sistema di allertamento della popolazione. Il tutto deve passare attraverso l'uso delle moderne tecnologie, in particolar modo per quello che riguarda la pianificazione di protezione civile. Noi riteniamo che i piani di protezione civile non debbano stare in un cassetto, debbano essere aggiornati, debbano risiedere su applicazioni informatiche, la gente ne deve poter ricevere i messaggi, le informazioni direttamente con delle app che noi stiamo realizzando per accompagnare anche il sistema di allertamento nazionale. Da questo punto di vista la Calabria come si pone? La Calabria, almeno per quello che riguarda i contesti territoriali, la Calabria sta facendo bene. Voi lo sapete, sono stato anche qui al raduno regionale del volontariato agli inizi di ottobre, sta lavorando bene e soprattutto c'è una grande sinergia tra l'amministrazione regionale, i prefetti, il territorio, quindi sono convinto che si stia facendo un buon lavoro. Ovviamente bisogna proseguire su questo terreno e soprattutto prepararci, perché solo preparandoci poi si potrà affrontare, spero mai, una situazione di emergenza su questo territorio. Quali sono le criticità che lei avverte qui in Calabria? Beh, le criticità sono legate ai rischi. Non ci possiamo dimenticare che la Calabria è una delle aree più sismiche del nostro paese e quindi la qualità del costruito. Dall'altro il dissesto idrogeologico idraulico, la caratteristica delle fiumare di questo territorio particolare che un po' richiama anche il territorio della Liguria. Ci sono delle realtà nel nostro paese in cui, come avete visto anche l'anno scorso, quello che è successo nel Gole del Raganello, quindi è un territorio esposto a rischio e per questo dobbiamo lavorare tutti quanti per adottare anche corretti comportamenti da parte dei cittadini, conoscere quelle che sono le condizioni di rischio, conoscere il livello di fragilità delle abitazioni, delle strutture in cui si vive e magari investire per mettere in sicurezza questo patrimonio abitativo. Si parla del primo strato di prevenzione, di suddividere il territorio in tante unità. All'interno di queste unità ci sono i comuni redigeranno il piano comunale di protezione civile, fatti insieme nell'ambito territoriale, dopodiché la regione controllerà l'intero piano regionale. Ovviamente questo va diviso per rischi, ci sono i rischi dei terremoti che sono i più preoccupanti, ma anche le esondazioni, siamo a un anno da quella piccola tragedia che c'è stata a Lamezia e così via, tanti rischi di cui la Calabria purtroppo nella storia è stata protagonista e quindi ci aspettiamo che possa diventarlo. Ovviamente facciamo gli scongiuri, ma dobbiamo essere pronti, preparati, e per essere pronti e preparati bisogna avere la cultura della sicurezza, bisogna conoscere i rischi a cui siamo esposti e saperci comportare. Poi ovviamente da parte delle autorità vanno realizzate le infrastrutture come devono essere realizzate per permettere a chi sa cosa deve fare di poter trovare sicurezza poi nelle infrastrutture.